amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Fano, alla Pinacoteca San Domenico, dove si inaugura una mostra interamente dedicata ad uno dei più grandi artisti del Novecento, Osvaldo Licini. Allora seguiteci per conoscere tutti i protagonisti di questo appuntamento. Un ringraziamento doveroso va naturalmente alla Fondazione che anche quest'anno promuove l'arte e la cultura, e mi piace sottolineare che in 8 anni sono già ben 12 le mostre da voi organizzate. In 8 anni la Fondazione ha realizzato 12 mostre di arte moderna nella nostra Diana Art Gallery. 12 mostre sono quelle organizzate dalla Fondazione, perché le mostre poi in questo spazio sono state ben di più di 12. E quest'anno c'è appunto la mostra In volo con Licini. È una mostra che la Fondazione già da qualche anno pensava di organizzare. Quest'anno siamo riusciti a realizzare questa mostra importante di questo nostro corregionale, Osvaldo Licini, che è stato riconosciuto universalmente come uno dei pittori di arte moderna tra i più importanti. L'inaugurazione avviene qua alla Pinacoteca San Domenico per poi trasferirci a Palazzo Bracci Pagani. Sì, l'inaugurazione è questa sera alla Pinacoteca di San Domenico e poi ci trasferiamo a Palazzo Bracci Pagani, dove sarà appunto visibile la mostra, che rimarrà aperta fino al 27 di ottobre, in orari escluso il lunedì, ma tutti i giorni, dalle 21 alle 23 fino all'8 di settembre, e poi in seguito in orario pomeridiano dalle 17.30 alle 19.30. Solitamente il pubblico fanese, e non solo perché in questo periodo ci sono anche i turisti, apprezzano davvero tanto questi eventi. Beh, fino ad oggi possiamo dire che le mostre organizzate dalla Fondazione in questo spazio di Palazzo Bracci Pagani sono state molto partecipate, quindi siamo certi che anche questa riscuoterà un successo di pubblico importante. Chi vogliamo ringraziare? Beh, da ringraziare ci sono tante persone, a partire dai curatori, da Stefano Papetti, dal motore di tante iniziative della Fondazione di Carlo Bruscia, da Silvio Cattani, il vicepresidente del MART di Rovereto, che è uno dei prestatori, a prestatori privati che si sono resi disponibili appunto a mettere a disposizione le opere, e poi Dante Piermattei, tanti altri, non vorrei dimenticarne nessuno, ma veramente sono tanti i collaboratori della Fondazione che ci consentono di realizzare queste belle mostre. Siamo riusciti in tempi relativamente brevi a mettere insieme un gruppo di opere, 28 vengono dalla Galleria d'Arte Contemporanea di Ascoli, le altre da importanti collezioni pubbliche e private. Mi piace appunto ricordare il MART di Rovereto, che ha offerto a questa mostra la possibilità di esporre 4 opere molto importanti di Osvaldo Licini ed altri collezionisti privati, cercando di ripercorrere l'attività di questo artista che esordisce nel mondo dell'arte non come pittore ma come scrittore. Quindi il rapporto con la letteratura è sempre fondamentale per la comprensione delle opere di Licini. E questa sera assisteremo alla Lectio Magistralis, appunto Licini e la ricerca. Ma Licini poi era alla ricerca di che cosa? Di una dimensione spirituale, di che cos'altro? Era alla ricerca di se stesso, e devo dire che non l'ha mai trovato. Tutta l'attività artistica di Licini, sia nel decennio trascorso a Parigi che poi nei molti anni in cui ha deciso di ritirarsi a Montevideo Corrado, dove era nato, quindi dal 26 al 58 quando è mancato, Licini ha cercato sempre se stesso. E le immagini più note di Licini, le Malassunte, gli Angeli Ribelli, che oggi si trovano nelle grandi collezioni internazionali, nelle grandi collezioni private, sono appunto tutte immagini autobiografiche. Eretico, qualcuno l'ha definito anche erotico, ma qualcuno altro anche esoterico. Certo, Licini stesso in un registro di un ristorante veneziano accanto al suo nome mette 3 aggettivi: errante, erotico, eretico. Quindi è lui stesso che si definisce così, eretico in quanto non condivide praticamente nessuno dei movimenti artistici del suo tempo, o meno apparentemente sì, poi lo fa a modo suo. Dice: io sono surreale a modo mio. In un certo qual modo anche eroico, quindi. Eroico, certo. Beh, la scelta eroica di lasciare Parigi, che è la capitale dell'arte internazionale, dove lui sta avendo successo,
per andare a ritirarsi a Montevidon Corrado, che è un luogo bellissimo ma remoto ancora oggi, pensi 100 anni fa, significa appunto voler rinunciare al caos, al successo e dedicarsi tutto ad una proiezione pittorica che sia appunto effetto di una introspezione molto sofferta, certamente. Come si spiega il legame con la letteratura e con Leopardi? Si spiega perché in realtà Licini esordisce come scrittore. La prima opera che compone sono i racconti di Bruto, quindi in stile futurista, perché i giovani naturalmente di quel periodo erano attratti dal movimento futurista, e anche quando appunto si dedica più compiutamente alla pittura c'è sempre il riferimento letterario. Ai grandi letterati francesi del Novecento, a Rimbaud, a Mallarmé, che avevo avuto modo di leggere, Licini appunto essendo stato in Francia padroneggiava il francese in maniera straordinaria, nella sua biblioteca appunto ci sono tutti i testi in francese, alcuni li abbiamo portati anche qui in mostra perché una parte della biblioteca l'abbiamo in deposito ad Ascoli, sono libri tutti postillati, ce n'è uno anche molto bello di poesie dove c'è una sua poesia mai pubblicata, scritta a matita sopra le pagine del libro, e dunque appunto si tratta di un artista che ha saputo, diciamo, vivere pur appartato le inquietudini anche del proprio tempo. Inviti gli amici di Fano TV a visitare questa mostra e dia loro un motivo valido per cui farlo. Beh, il motivo, certamente invito a visitare la mostra, inviterò anche chi ha voglia di fare un'escursione di andare a Montevidon Corrado per visitare la casa di Licini, che è una casa museo molto importante per comprendere, diciamo, lo spirito dell'artista e della sua opera. Il motivo è certamente il più importante tra i pittori italiani del Novecento, che soltanto purtroppo alcuni spiriti eletti hanno capito fino in fondo. Questa mostra aiuterà tutti a capirlo. Nel 1958, in occasione della Biennale di Venezia, Licini riceve quella che è una consacrazione ufficiale, ha una appunto mostra monografica in cui può far vedere le sue opere di vari periodi della sua attività, c'è una bellissima foto appunto dell'allestimento realizzato da Carlo Scarpa, quindi anche un personaggio di primo piano nell'ambito della progettazione architettonica, con Peggy Guggenheim appunto, che da tempo risiedeva a Venezia, che guarda appunto le opere di Osvaldo Licini ma non ne compra nessuna. Siamo con Carlo Bruscia, che ha promosso questo progetto artistico importante e speciale. Come mai la scelta è ricaduta proprio su questo grande pittore? È perché ogni anno dobbiamo cercare di elevare un pochino l'asticella. Quest'anno siamo arrivati veramente con l'asticella in alto, perché si è liberata questa opportunità con la Pinacoteca di Ascoli, abbiamo approfittato per questo gruppo, questo nucleo di opere importanti, e intorno a quelle abbiamo trovato tanti collezionisti che ci hanno, diciamo, offerto la possibilità di mettere le loro opere e quindi di valorizzare Licini al meglio di quello che si poteva fare. Perché fare una mostra, Licini è morto nel 58, quindi ormai è un uomo di un secolo fa, lui è nato nel 1856, quindi è difficilissimo trovare il materiale, però noi siamo stati bravi a insistere e con i privati di qualità abbiamo fatto questa scelta, e poi vedrete che tipo di qualità abbiamo trovato. Ecco, volevo chiederle che cosa dobbiamo aspettarci da questa mostra. Possiamo definire che queste opere sono il risultato di una ricerca spirituale dell'autore stesso? Beh, diciamo che il percorso di una vita di un autore, ha detto bene Papetti, va letto in tutte le sue varie fasi. Però secondo me il punto più alto di Licini è la Biennale di Venezia, quindi il premio del Presidente della Repubblica. Ma non solo, è la valorizzazione internazionale che merita e che ancora deve essere, diciamo, approfondita e valorizzata. È orgoglioso quindi delle opere esposte in quella che è praticamente casa sua, Palazzo Bracci Pagani. Beh, Palazzo Bracci Pagani è un po', diciamo, la casa di tutti, perché a Fano è diventato il punto di riferimento annuale per le mostre importanti, perché in realtà però abbiamo lavorato prevalentemente sui grandi autori marchigiani, cioè Vangi, Mannucci, Trubiani, Leoncillo, De Pero, quindi personaggi di fama internazionale. Quindi ogni anno cercheremo di portare avanti
i grandi autori italiani. La scelta di opere che abbiamo fatto per Fano tende, diciamo, o ha la pretesa di illustrare tutte queste fasi dell'attività di Licini, e si apre con un'opera del 1919, Arcangelo, che, come molte altre che ha tenuto per sé, Licini ha continuamente revisionato e ritoccato. Noi, grazie appunto alle tecniche diagnostiche, grazie alla riflettografia con l'Università di Pisa e con l'Università di Camerino, abbiamo effettuato la riflettografia su tutti i dipinti che abbiamo ad Ascoli di Licini, in modo da vedere le trasformazioni che questi dipinti hanno subito nel tempo. Dal Mart di Rovereto a Fano, il volo con Licini possiamo dire effettivamente che è partito, perché abbiamo qua le opere più prestigiose. Sì, certo, sono opere insieme alle altre esposte qui, che sono tutte, credo, di grande qualità. Questa è un'opera molto importante, viene da un deposito che noi abbiamo al Mart, e quindi abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa proprio in considerazione del fatto che questa è una mostra, è una grande mostra, piccola mostra, grande, perché è stata fatta in un momento in cui anche Licini meritava di essere fatto conoscere, e quindi abbiamo aderito prestando queste opere, questa insieme ad altre tre. Quindi quattro opere direttamente dal Mart qui a Fano, e qual è la sua preferita? Ma certo, questa è certamente la più interessante, ma abbiamo anche un altro lavoro molto più piccolo come dimensioni, però direi che non ha tanto importanza il valore delle misure, non è importante questo, è importante che in questa occasione sia stato confermato questo dialogo che da alcuni anni portiamo avanti fra il Trentino e le Marche, in particolare fra Rovereto e Fano, grazie alla Fondazione Carifano, che ha organizzato anche l'anno scorso la mostra su Fortunato De Pero. Vuole commentarci l'opera che abbiamo alle nostre spalle? Direi che è una tavola poetica, un sogno, è una rappresentazione di una figura volante, ed è una figura che ha dei valori simbolici straordinari che andrebbero, come dire, decifrati. Mi pare interessante evidenziare il valore proprio della materia, della pittura, di come Licini dipinge in modo molto essenziale, realizzando delle opere che alla fine sono proprio assolutamente iconiche e poetiche. Oltre la mostra, che rimarrà aperta, insomma, a lungo, come avete sentito poc'anzi, ci sono anche delle iniziative collaterali. Le serate liciniane, che cosa sono, di che cosa si tratta, in che modo vi si può partecipare? Sì, le serate liciniane sono state istituite, sono state volute dalla Fondazione per approfondire le tematiche connesse con le mostre che la Fondazione organizza. È un ampliamento dello spazio culturale delle mostre, che sicuramente hanno come priorità il lato estetico, però questa estensione culturale è molto utile anche per comprendere meglio la mostra stessa. Quest'anno, come già lo scorso anno in occasione della mostra dei futuristi, abbiamo organizzato tre serate. Una è quella di questa sera, in occasione dell'inaugurazione della mostra, in cui il professor Stefano Papetti ha parlato della poetica, del percorso artistico di Licini, e questo è stato molto utile per comprendere meglio questa mostra. Avremo un secondo incontro a metà settembre, esattamente sabato 14 settembre, con il professor Sberlati dell'Università di Bologna, che ci parlerà sul tema, sul confronto, sull'affinità fra Licini e Leopardi. Concluderanno queste serate siciliane gli incontri che avverranno a fine ottobre in occasione della chiusura della mostra. Sarà presente Daniela Simoni, che è la direttrice della casa e del museo di Montevidon Corrado, intitolato a Licini,
e ci parlerà del periodo astratto di Nicini. Tutto questo poi si concluderà con un intervento nelle scuole che inizierà dopo la riapertura, a cui presiederà come organizzatore il professor Tonti Bandini. Dalla Pinacoteca San Domenico a Palazzo Bracci Pagani vi abbiamo dato un assaggio di quello che c'è da scoprire di questo grande, grande artista del Novecento, Osvaldo Licini. Grazie allora per averci seguito, grazie a tutti gli intervenuti, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.